Allerta meteo arancione, scuole chiuse ma non tutte, forte perturbazione prevista sulla Toscana settentrionale per martedì, lezioni sospese in tutta la provincia di Massa Carrara, studenti a casa anche a Stazzema e sulle colline di Camaiore e Seravezza. SOS della Croce Rossa, serve un mezzo nuovo, appello dell'associazione di volontariato di Viareggio dopo che un'ambulanza è andata distrutta in un grave incidente in autostrada, senza aiuti non riusciranno ad acquistarla. Futuro ancora incerto per il convento dei Cappuccini, solo 5 frati rimasti e la struttura affacciata sul centro di Massa rischia di chiudere anche per carenza di fondi, lanciato l'SOS al comune. 30 anni di carriera per Andrea Bocelli, nella chiesa di San Francesco a Vittoria Poana la consegna del premio alla moglie del maestro omaggiato dalla Fondazione Villa Bertelli. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi, le notizie dalla Versilia della Costa Poana e partiamo, avete sentito dall'allerta meteo arancione prevista per la giornata di martedì, forte maltempo, scuole chiuse in tutta la provincia di Massa Carrara, mentre in Versilia solo in montagna, quindi Stazzema e sulle zone montuose e collinari di Seravezza e Camaiore. Sarà un martedì di intenso maltempo su tutta la Toscana, in particolare su quella settentrionale. La Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo arancione per temporali forti e rischio idrogeologico del reticolo minore dalle 8 alle 24, che interessa gran parte della regione, comprese le province di Lucca e Massa Carrara. Le precipitazioni più insistenti sono previste sui rilievi, con cumulati medi di 150 mm, ma con punte anche superiori. Saranno chiuse tutte le scuole nei comuni della Lunigiana, dove è prevista la situazione più critica. Dalle 12 in poi, infatti, quando nella vicina provincia di La Spezia scatterà addirittura l'allerta rossa, nella Valle del Magra sarà allerta arancione anche per il reticolo maggiore, ovvero per i corsi d'acqua più importanti. Anche a Massa e a Carrara i comuni hanno disposto la chiusura di tutte le scuole, dai nidi all'Università del Sacro Cuore, chiusi cimiteri, parchi pubblici e gli impianti sportivi all'aperto, annullato il mercato settimanale di Massa. In Versilia scuole chiuse a Stazzema, a Seravezza chiusa solo l'infanzia di Basati e sospeso il servizio scuola bus comunale per le frazioni montane. Stessa decisione a Camaiore, stop alle lezioni ma soltanto in collina e pulmini fermi. A Viareggio, come sempre, saranno chiuse ai pedoni e alle auto le pinete e il viale dei Tigli. Si attende una perturbazione molto intensa e la Protezione Civile invita alla prudenza e al buon senso, soprattutto negli spostamenti. E sono ancora in corso le ricerche di un fungaiolo disperso dalla serata di lunedì in Alta Lunigiana. I vigili del fuoco sono alla ricerca. Alle 20 di domenica, chiedo scusa, è arrivato l'allerta con una telefonata dello stesso 65enne originario di Fivizzano che ha riferito di essere caduto e di trovarsi nei pressi di Tavernelle. Siamo in sostanza al pasto del Lagastrello. Dopo la telefonata però finite le comunicazioni e dunque le squadre soccorritori hanno battuto tutte le zone via terra per cercare il disperso, del quale ancora non c'è traccia, nonostante le ricerche che sono andate avanti per tutta la giornata di lunedì. Vigili del fuoco sul posto, vi dicevo, non si è attivato l'elicottero dei vigili del fuoco per le condizioni meteo che non lo consentono e dunque le ricerche proseguono del 65enne di Fivizzano. A Viareggio adesso l'allarme che arriva dalla Croce Rossa con la ricerca di un mezzo che vada a sostituire l'ambulanza incidentata e persa in un sinistro avvenuto in autostrada. Ha suscitato grande emozione nei giorni scorsi il passaggio da Viareggio dell'ambulanza ucraina mitragliata dai russi durante una missione di soccorso. Ma c'è un'altra emergenza, sebbene in scala estremamente ridotta, che ha colpito un'associazione di soccorso viareggina. Lo scorso 16 settembre, infatti, un'ambulanza della Croce Rossa di Viareggio è stata coinvolta in un tamponamento sull'autostrada Genova-Livorno, mentre rientrava da un servizio dall'ospedale Labronico. Una dinamica che ha visto ricadere la colpa del sinistro sull'equipaggio del mezzo di soccorso, sebbene a causare l'impatto sia stata una manovra azzardata di un mezzo pesante che ha poi proseguito il proprio viaggio. Per poter provvedere all'acquisto di un nuovo mezzo, dunque, la Croce Rossa ha avviato una raccolta fondi aperta alla cittadinanza. Abbiamo aperto una raccolta fondi per l'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso, di cui mi preme sottolineare le prime 2.000 euro sono da Leo e Emma, a seguito dell'evento organizzato quest'estate, e è un punto di partenza importante. Al momento abbiamo raccolto circa 4.500 euro.
e cerchiamo di arrivare, insomma, a coprire una parte delle spese, perché comunque è un mezzo, i veicoli di soccorso come le ambulanze costano intorno alle 100.000 euro, quindi dobbiamo andare a raccogliere quanto più c'è possibile e poi finalizzare l'acquisto. Attualmente la Croce Rossa può contare su 3 ambulanze impegnate, oltre che nei servizi 118, nel presidio di soccorso ad eventi e manifestazioni sportive e di spettacolo. Una folla commossa e silenziosa, sotto una pioggia insistente, ha partecipato al cimitero di Castelvecchio Pascoli alle esequie di Iole Capannacci, la vedova di Guelfo Marcucci. Fu maestra elementare per molti anni a Viareggio alle scuole del Terminetto. Attorno ai figli, ai nipoti e pronipoti si sono stretti amici, abitanti di Castelvecchio, dipendenti, vecchi e nuovi della grande famiglia del Ciocco, oltre a numerose autorità. Un omaggio sincero ad una donna che nel suo lavoro di insegnante a Viareggio, appunto, e nella famiglia è stato un punto di riferimento. Parliamo adesso di mercato immobiliare. Con i prezzi che restano alti sulla provincia di Lucca, rimane secondo immobiliare.it la seconda più cara in Toscana. Ci sono però dei distinguo da fare sugli affitti. Sentiamo. Lucca, seconda provincia toscana più cara per acquistare un immobile, dietro solo a Firenze. È quanto afferma l'osservatorio trimestrale sul mercato residenziale toscano di immobiliare.it, secondo cui nel territorio lucchese la cifra si attesta in media sui 3.287 euro al metro quadro. In controtendenza, invece, i dati riguardanti gli affitti a lungo termine. Negli ultimi 3 mesi, infatti, nella sola Lucca i costi sono aumentati del 5,8%, mentre nel resto della provincia c'è stato un calo significativo, pari al 10,5%. Spostando il focus sulla disponibilità di vendita e sulla domanda, spiccano i dati del comune di Massa. Nel primo l'incremento è stato del 3,5%, nel secondo addirittura del 29,4%. Nella città di Lucca invece questi numeri si fermano rispettivamente al meno 12% e più 5,6%. Tornando agli affitti, a livello regionale, l'aumento nel comune lucchese è stato inferiore solo a quello nel comune di Massa, con un più 8,1%. Il territorio apuano, nel trimestre, domina in Toscana anche per offerta di locazioni e domanda di affitto. Nel primo caso, il comune di Carrara ha visto un incremento del 48,5%, mentre nel secondo, il vicino comune massese è cresciuto quasi del 56%. E andiamo proprio a Massa, dove è allarme per il futuro sempre più incerto del convento dei frati cappuccini. C'è necessità di fondi, ma anche di partecipazione. I componenti dell'associazione Padre Damiano da Bozzano, che si stanno occupando del convento dei Cappuccini di Massa, si dicono preoccupati per le sue sorti. Con soli 5 frati rimasti, di cui 4 ultra-ottantenni, il destino di questo luogo è appeso a un filo. Per questo il presidente Desiderio Antonioli ha invitato a visitare l'imponente struttura che si affaccia sulla città, la Commissione Cultura e la Commissione Sociale del Comune di Massa per presentare tutto quello che organizza l'associazione, come l'università, il convento, il festival culturale della Cappuccignana e iniziative sociali come la mensa dei poveri. Per mantenere attivi tutti questi progetti e garantire il futuro del convento, l'associazione necessita infatti di un sostegno economico concreto. Se noi cuciniamo, facciamo cucine e distribuiamo con il nostro mezzo alimenti alle persone in difficoltà intorno alla città, lì abbiamo grosse spese che riguardano i contenitori. Si va in media su una spesa di 500-600 euro il mese che abbiamo difficoltà noi a sostenere. Perché essendo un'associazione di volontariato senza scopo di lucro, le nostre entrate sono molto limitate, sono legate a pranzi, gite. Domani verrà anche l'assessore per fare un piccolo sopralluogo, anche per vedere di poter iniziare a dare una mano anche a queste persone in maniera un po' più fattiva rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. È un posto al centro della città, è un posto dove i ragazzi possono venire e poter fare le loro cose, è un posto dove c'è cultura, dove c'è spettacolo, dove c'è la possibilità di poter fare dibattiti, dove c'è la possibilità di poter fare tutto. In centro a Massa, dove tante volte mancano alcuni spazi, secondo me è importante anche avere anche questi spazi qui, fatti da queste persone che ci mettono il cuore e l'anima.
Andiamo adesso a Forte dei Marmi, l'omaggio della città adottiva al maestro Andrea Bocelli per i 30 anni alla carriera, purtroppo assente al ritiro del premio la moglie. Domenica sera nella chiesa di San Francesco a Vittoria Plana si è conclusa la festa patronale con un evento che ha unito tradizione, arte e spiritualità. Uno dei momenti più attesi della serata è stata la consegna del premio Villa Bertelli 2024 ad Andrea Bocelli, riconoscimento conferitogli per celebrare i suoi 30 anni di straordinaria carriera nel mondo della musica. Purtroppo, per motivi di salute, Bocelli non ha potuto presenziare fisicamente alla cerimonia. Tuttavia, la sua assenza non ha diminuito l'emozione e l'importanza del premio ritirato dalla moglie, Veronica Bocelli, dalle mani dei vertici della Fondazione e del vice sindaco Mazzoni. Un riconoscimento che testimonia l'inestimabile contributo del tenore alla cultura musicale internazionale. Villa Bertelli è importantissima perché ha portato in questo piccolo centro una nuova vita, un nuovo fuoco, con i concerti che fa d'estate, quindi con i concerti con tutti i cantanti che porta e noi ascoltiamo dalla finestra alle volte, poi alle volte scendiamo e andiamo a trovarli dietro le quinte, con persone che ti accolgono sempre come il sorriso, come l'avvocato Tucci, come tutto il comitato, quindi noi siamo molto felici di vivere nella nostra piccola comunità. Oggi sarà il premio al maestro Bocelli, però sarà anche l'occasione di festeggiare Vittoria Puana per i suoi 100 anni e gli 80 anni dalla morte di padre Ignazio da Carrara, il Museo del Quarto Platano, tutto quello che per noi significa anche Vittoria Puana nel nostro comune. A seguire il pubblico è assistito ad un concerto gratuito del mezzosoprano Anna Chiuri accompagnata dal pianista Cesare Goretta. La loro esibizione ha regalato momenti di pura bellezza e maestria musicale. La Chiuri, con la sua potente voce e interpretazione appassionata, ha saputo creare un'atmosfera magica rendendo omaggio non solo alla musica ma anche alla solennità delle celebrazioni. Sport e solidarietà al primo Memorial Francesco Ticci, intitolato al giovanissimo ragazzino scomparso ormai diversi anni fa in un incidente stradale. Dal 4 al 6 ottobre il Palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi ha ospitato il primo Memorial Francesco Ticci, un quadrangolare giovanile di hockey su pista, organizzato dal settore giovanile dell'Hockey Forte dei Marmi in collaborazione con la Croce Verde e il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi. Ha coinvolto i ragazzi del settore giovanile di tante società ed è questo lo spirito vero che incarna i veri valori, poi quelli che sono anche quelli della nostra, della famiglia Rossoblù. Per cui è stata una 3 giorni stupenda, meravigliosa, ci ha fatto piacere vedere la famiglia Ticci così contenta di questa cosa e bene, viva lo sport, viva la solidarietà e viva soprattutto i giovani. Dietro questo torneo vi è l'associazione a sostegno della dislessia Francesco Ticci, nata nel 2010 in onore del giovane Francesco, bambino dislessico tragicamente scomparso in un incidente stradale. L'idea di includere l'associazione Francesco Ticci nel Memorial scaturisce dal profondo legame con la Croce Verde, due realtà ben radicate nel territorio versiliese. Il ricordo di Francesco è, diciamo, il cuore di ogni evento che poi nel tempo si presenta. Questo evento bellissimo, questo connubio con lo sport, questa amicizia profonda, questo legame profondo con la Croce Verde, l'ambulanza e il ricordo di Francesco è proprio il filo conduttore di tutto il nostro motore, dell'associazione, degli amici e di tutte le persone che in questi anni non ci hanno mai lasciati soli. Uno degli aspetti più significativi dell'evento è stata l'assegnazione della Coppa del Fair Play, un premio conferito all'atleta o alla squadra che dimostra un comportamento esemplare sia in campo che fuori. Noi come Comune di Forte dei Marmi abbiamo sostenuto l'iniziativa e saremo felici possibilmente di sostenerla in futuro perché queste cose fanno bene a tutti e soprattutto al cuore. E qua ci fermiamo, è tutto davvero per questa edizione, vi lascio ancora la nostra informazione alla programmazione di Noi TV, buon proseguimento.